Allora, mi chiamo Gabriele Contino e ho fatto la regia di Il fumo uccide. No, il corto si chiamava Nuoce gravemente alla salute. No, è nata prima l'idea del film. È nata dal fatto che. Niente, io sono sempre rimasto colpito dal fatto che se butti una cicca per terra la gente dice spengila perché se no, in un bosco ovviamente, se no divampa un incendio. E una volta ho parlato con un vigile del fuoco che mi ha detto che questa cosa non è possibile, insomma. Cioè se butti una sigaretta per terra non si può, è una cosa molto difficile. E mi hanno detto che loro fanno proprio delle prove. Cioè, per vedere se è possibile appiccare un incendio con una sigaretta o con una lente di ingrandimento, eccetera, eccetera. E niente, da lì mi è venuta l'idea di una persona appena nata a cui viene detto di non buttare una cicca per terra in un bosco e quindi poi prova ad appiccare l'incendio. Tutto lì. Allora, io non voglio fare regista, assolutamente. Faccio il direttore della fotografia e l'elettricista più che altro. Abbiamo fatto questo corto con Francesca, che è la mia ragazza, che è anche la montatrice del corto, perché non avevamo soldi per andare in ferie e avevamo del tempo libero e abbiamo passato un agosto di qualche anno fa facendo la cosa che ci diverte di più, cioè girando un cortometraggio. E cosa aggiunge questa cosa rispetto al lavoro di direttore della fotografia e di regista? Penso che il regista sia la cosa più difficile e più faticosa da fare in assoluto. Cioè, abbiamo girato questo cortometraggio così per divertirci, in realtà è stato faticosissimo. Cioè, sono arrivato alla fine della settimana che non, cioè, dovevo partire per le vacanze, quella era la vacanza. Così. Sì, non lo so, forse odio meno i registi, li capisco un po' di più, insomma, sia da fotografia che da elettricista, insomma. No, no, ma. Sì, no, no, non più di questo, insomma. Allora, è successo questo, che noi, la nostra troupe era composta da me, Francesca, che è la montatrice, la mia ragazza, il direttore della fotografia, che è un nostro amico, si chiama Nicola Xella, l'attore è un'altra nostra amica, attore Leandro Saldischiani. E non volevo un fonico sul set, perché li odio tutti. Perché se tu fai fotografia, il fonico è una figura che ti disturba. Poi quando è finito il set, andiamo a prendere una birra e ci vogliamo bene. Però sul set è una cosa che ti disturba. Ovviamente è una battuta, però è vero, perché se fai fotografia ti concentri sull'immagine e il suono, soprattutto le esigenze del suono sono cose che lì per lì ti infastidiscono, quindi non ho chiamato il fonico e questo ha fatto sì che Matteo Bonecchi, che ha fatto poi la post produzione audio e le musiche l'ha fatto anche un altro mio amico che si chiama Mirko Maddaleno, ha fatto sì che abbia dovuto rifare tutti gli ambienti, tutte ovviamente le musiche, gli ambienti. E quindi è stato un lavoro lunghissimo per lui, ci ha messo 6 mesi a fare l'audio di questa cosa, sì, perché non avevamo neanche l'audio non avevamo neanche l'audio guida, quindi lui ha dovuto rifare l'audio di tutto il corto. Poi hanno fatto le musiche, insomma, ci hanno messo 6 mesi. Allora, incredibile questo. È stato girato 3 anni fa, nell'agosto di 3 anni fa. Lo riconosco come mio, cioè abbiamo girato con una macchina, con una telecamera molto vecchia, anche per 3 anni fa, insomma, perché non è neanche girato in HD,
Poi dopo è uscito la 5D, insomma, fare cinema indipendente è diventato molto più semplice, molto anche più semplice fare cose più di qualità, quindi è molto datato. No, io lo riconosco molto come mio, perché insomma è una cosa mia e insomma mi piace, mi sembra che sia una cosa che piccola, ma che mi piaceva raccontare, insomma. Allora, io penso che il grave problema del cinema indipendente sia che non ci sia una vera distribuzione, e quindi di fatto se un film lo produci ma non lo vede nessuno, non esiste. Quindi penso che questa sia la mancanza grossa, il fatto che non ci sia sbocco per i registi giovani. Penso che ci siano molte buone idee e anche molte cattive idee, in realtà, cioè vedo molte cose brutte, però vedo anche parecchie cose belle, insomma. Io vorrei che ci fosse più dialogo, cioè mi sembra che ci siano tante piccole realtà che si odino l'una con l'altra, e invece penso che sarebbe bello che queste piccole realtà dialogassero, collaborassero, ma neanche collaborassero, dialogassero, che si odiassero dialogando, vorrei, cosa che succede raramente, insomma, c'è un guardarsi da lontano senza, che mi sembra sia, mi sembra che in Italia un po' di anni fa non era così, sia nel cinema indipendente sia nel cinema vero, insomma, nella musica anche. Sì, questa è la mia idea. Sì, questo accade perché la torta è molto piccola, perché non c'è spazio per tutti, ovviamente, e quindi si cerca ognuno di stare nel suo, insomma. No, ma io penso che si possa fare, non penso che manchino i soldi. Penso che se fosse più facile che le aziende investissero nel cinema sarebbe meglio, ovviamente. Manca la distribuzione. Ok, ti lascio libero. Ciao, è il tuo compleanno. Anzi, auguri.